Allora possiamo ricominciare per cortesia? Innanzitutto, prima di iniziare quest'altra sessione su proprietà del dato archeologico e accessibilità, tocca a me portare il saluto del nuovo direttore del nostro dipartimento, il professor Gilberto Corbellini, che è molto contento di questa iniziativa, soprattutto per quanto riguarda le tematiche affrontate e il fatto che appunto istituti diversi del CNR possano collaborare insieme nella maniera migliore su temi così importanti. Iniziamo quindi la sessione 2, proprietà del dato archeologico e accessibilità. Come molti di voi sanno, io sono molto più antipatico del direttore Naso, quindi chiederei a tutti i relatori di mantenersi nel quarto d'ora accademico, diciamo, in modo da dare la possibilità a tutti di portare in tempi ragionevoli la propria presentazione. Iniziamo da Gabriele Gattiglia dell'Università di Pisa e del laboratorio Mappa, che ci parla di maternità e paternità del dato archeologico, l'esempio del MOD. Prego. Buongiorno a tutti. Intanto una parte dell'intervento mi è stato spoilerato dagli interventi precedenti, quindi alcune cose vado un pochino a braccio, rimanendo sempre nei limiti. Prendo spunto da questa sala, era il 2009, si teneva l'Archeofos e in quell'occasione lanciai l'idea di un archivio open data italiano. È la prima volta che si citò questa idea, non era un'idea originale, era un'idea che prendeva spunto dai movimenti e dalle idee soprattutto di origine anglosassone come l'Archaeological Data Service di York. Due anni dopo quest'idea diventò parte del progetto Mappa. Il progetto Mappa aveva come scopo principale creare una carta della predittività del potenziale archeologico sulla base di un algoritmo matematico, cosa che poi è stata fatta ma ora non ci interessa, e di creare due sottoprodotti che rispettivamente avevamo chiamato il Mappa GIS e il MOD, il Mappa Open Data. Ora, il Mappa GIS è un web GIS che contiene in maniera, diciamo, sintetica tutti i dati riferiti a tutti gli interventi archeologici fatti nella città di Pisa dagli albori. Per fare questo lavoro, e qui mi ricollego a quanto detto dal dottor Malnati precedentemente, in accordo con la soprintendenza della Toscana abbiamo preso tutta la documentazione archeologica accessibile, l'abbiamo digitalizzata, l'abbiamo rielaborata e abbiamo creato appunto un web GIS che offre come open access, quindi come accesso aperto, non come dati, se non in parte, tutti appunto i dati sugli interventi archeologici di Pisa. E questo, e qui mi ricollego a quanto detto prima, è un modello non particolarmente originale. Una cosa simile fa il CITAR a Roma, era l'idea del CITAN nazionale, eccetera, eccetera. Quindi la cosa che abbiamo voluto fare, ora vabbè, ci mette un po' è lo stesso, è quella appunto di rendere disponibili questi dati, proprio andando incontro anche quei problemi di conservazione del dato e di fruizione del dato di cui si parlava all'inizio. Questi dati giacciono e giacevano in archivi purtroppo di difficile accessibilità, abbiamo cercato di renderli liberamente accessibili. Tanto è vero che recentemente a Firenze, a Turisma, l'allora soprintendente unico della regione, soprintendente archeologico, scusate, della regione Toscana, disse che Mappa è il vero esempio dell'archeologia pubblica e quindi creando questa, diciamo, sinergia, termine orribile però in questo caso, comunque questa collaborazione tra un ente di ricerca, l'Università di Pisa, la soprintendenza, per digitalizzare il loro archivio e renderlo fruibile.
A noi questo sembrava già una cosa positiva, ma non ci bastava. È per questo che abbiamo deciso di creare un repository. Che cos'è un repository? È un archivio online che contiene i dati archeologici grezzi. Questo repository, che si chiama MOD, appunto voleva archiviare originariamente i dati che noi avevamo scansionato, che avevamo preso dalla sovrintendenza, che la sovrintendenza aveva fornito noi. Poi, visto che abbiamo creato questa struttura, abbiamo detto perché non allargarla a chi vuole pubblicare questi dati? E qua abbiamo scelto un paradigma diverso, cioè quello appunto dell'open data, cioè rendere fruibile il dato grezzo con apposite licenze in modo tale che possa essere riutilizzato. Ora, non vi sto a fare la storia dell'open data, non è interessante. Però un repository non ha lo scopo unico o precipuo di rendere disponibile questi dati, ma ha come scopo fondamentale quello di preservare questi dati. E qui ritorno a dei discorsi che abbiamo fatto in mattinata. Pubblicare dati su repository bypassa i problemi del floppy, del CD, della pennina. Perché? Pubblicare i dati su un repository, non necessariamente il MOD, ma su qualunque repository che sia fatto a modo, permette di conservarli, di preservarli con delle tecniche che vengono definite di long term preservation, cioè di preservazione tendenzialmente infinita, tendenzialmente, chiaramente. Quindi non è soltanto riutilizzare, avere a disposizione i dati, ma anche permettere di conservarlo. E anche qua ne approfitto, lancio una specie di appello: questa struttura esiste, allarghiamola, facciamo rete, strutturiamola insieme ad altri, miglioriamola, eccetera eccetera, non soltanto per rendere disponibili i dati, ma per non cadere in quelle brutte situazioni che purtroppo capitano di pessima, ahimè, conservazione dei dati archeologici e ovviamente di pubblicazione. Nel momento in cui abbiamo deciso di pubblicare i dati, che non sono nostri per nulla, su questo repository, ci siamo chiesti come facciamo a pubblicarli, chi è il proprietario, tra virgolette, di questi dati, chi ha la paternità intellettuale. E subito, era il 2012, quando abbiamo lanciato il MOD, abbiamo detto: cambiamo un po' il paradigma, non chiamiamolo paternità, chiamiamolo quantomeno paternità e maternità, anzi maternità. Perché abbiamo buttato lì questa provocazione? Perché uno, la madre è sempre certa e quindi va da sé. E due, perché l'archeologia italiana, non lo dico io, lo dicono i dati, è soprattutto donna. E quindi una volta tanto bisogna essere politically correct. Allora, questa idea, che non è farina del mio sacco, ma è soprattutto di Francesca Nichini, che collabora dalla nascita del MOD ed è una delle ideatrici che oggi non è potuta essere qua, questa idea appunto ci ha portato a capire, a cercare di capire chi avesse questa maternità, di chi fosse questa maternità. Essendo noi degli archeologi e non dei giuristi, abbiamo chiesto aiuto a Marco Ciurcina, che è qua in sala, e il quale si è messo lì di buzzo buono e ha cercato di capire come Asterix e Obelix nelle 12 fatiche, come riuscire ad arrivare al famoso lascia passare a 38. Il quadro normativo era piuttosto complesso. Io qui non lo sto a riguardare tutti, però queste sono, mi correggerà Marco se ho dimenticato qualcosa, le cose principali che abbiamo cercato, che lui ha cercato di analizzare per capire appunto a chi potesse essere attribuita la maternità di questi dati per poterli
liberamente pubblicare sul mod. E quindi lui ha analizzato tutte queste cose per cercare di arrivare ad una soluzione. Ora non le ripercorro, siamo partiti chiaramente dai problemi dell'accessibilità, dalla definizione del bene culturale, come diceva stamattina il professor Gambino, dal diritto di riproduzione dei beni culturali, dalle direttive comunitarie rispetto all'interoperabilità dei dati territoriali. I dati archeologici spesso e volentieri sono dati geolocalizzati, sono dati anche territoriali, anzi si può dire che proprio la geolocalizzazione è un elemento univoco all'interno dei dati archeologici. Poi abbiamo visto appunto questa direttiva, la circolare, diciamo, Malnati, quella del 2012, abbiamo visto il codice dell'amministrazione digitale, eccetera, eccetera. Quindi tutte le cose che ci potevano servire per appunto arrivare a definire chi era il padre, o meglio la madre, di questi dati. Ora abbiamo anche il cosiddetto FOIA all'italiana, quindi l'accessibilità del dato è ancora più rimarcata, eccetera, eccetera. Detto questo, qual è alla fine il risultato che abbiamo cercato di estrapolare? Chi è l'autore? L'autore, come diceva stamattina il professor Gambino, è chi ha redatto l'opera con il proprio lavoro intellettuale. E quindi, sempre parlando di quella che stamattina si definiva la fase 1, cioè la raccolta dei dati, è l'archeologo che ha definito la raccolta cosiddetta archeografica, cioè tutta la documentazione di scavo, le piante, le schede, le fotografie, fino alla la prima rielaborazione di questi dati, che sono appunto il report, la relazione di scavo, o se viene prodotto il diario di scavo, salvo, e si diceva anche stamane, i casi in cui lo stesso autore non abbia trasferito questo diritto a terzi. E quindi l'autore, e bene veniva spiegato stamattina da Gambino, come il lavoro dell'archeologo si configuri come un lavoro intellettuale. Sì. E quindi a maggior ragione ne è l'autore. Il direttore scientifico, ci siamo chiesti anche noi se si poteva ragionare in termini di opera collettiva, tanto è vero che nelle prime pubblicazioni dei dati all'interno del MOD il direttore scientifico, in quanto funzionario della soprintendenza, compariva come coautore. A questo punto però intervenne lo stesso direttore della soprintendenza archeologica della Toscana, soprintendente della Soprintendenza archeologica della Toscana, dicendo che appunto, in quanto funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, il loro nome non doveva essere inserito a meno che non avessero effettivamente compilato quella documentazione. Pertanto una serie di interventi che sono pubblicati sul MOD sono pubblicati semplicemente come MIBAC, come Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, senza indicazione del funzionario scientifico. In questo caso, diciamo, il soprintendente fu più realista. In pratica, la risposta che ci siamo dati è che è vero che parte della documentazione archeologica non siamo sicuri che sia proprio un'opera d'ingegno, disegnare uno strato, però non possiamo neanche dire il contrario, e quindi pensavamo giusto attribuire a questo una maternità o una paternità da parte di chi aveva redatto questa documentazione. Anche perché, lo sappiamo bene, la documentazione
archeologica non è propriamente oggettiva, è sempre interpretativa. Ci trovassimo su uno scavo, io e Alessandro Pintucci, non è detto che vediamo le stesse buche, negli stessi posti, eccetera, eccetera. No? È normale, purtroppo. Spesso è un lavoro d'equipe, la definizione delle stesse unità stratigrafiche, no? Ci si mette lì e si guarda in più di uno per capirne i limiti, eccetera, eccetera. E quindi, alla fine, se voi andate a guardare nel MOD, vedrete tra gli autori una sfilza di nomi, non uno, non il capo cantiere, ma una sfilza di nomi, cioè delle persone che in un lavoro d'equipe hanno partecipato alla redazione nelle varie fasi del lavoro di quella documentazione. E quindi la scelta che si è fatta, appunto, è quella di permettere agli autori di pubblicare liberamente. Essendo titolare colui che ha fatto l'autore, essendo titolare, l'unico che può cedere ad altri la possibilità di modificare quei dati, si diceva oggi, no? Nella propria interezza. Invece, per poterli modificare, l'unico può essere l'autore. Per quello che nel MOD abbiamo inserito delle licenze Creative Commons, Attribution o Attribution Share Alike, cioè delle licenze aperte che permettano di modificare i dati, di riutilizzarne solo una parte, a parte le fotografie che... Sì, mi avvio velocemente. È facile, è abbastanza facile, è legale, si può fare. Ci sarà la coda? Come diceva Valeria, la coda non c'è. Non c'è perché... Questo succede anche in Inghilterra, dove hanno un repository con circa 20.000 interventi archeologici archiviati. Ci sono delle scuse che non sono solo quelle italiane. Gli archeologi sono uguali in tutto il mondo, sono un po' come Gollum, il mio tesoro. E quindi ci sono effettivamente dei problemi. Noi personalmente abbiamo cercato di bypassarli in qualche modo offrendo la pubblicazione congiunta, creando i cosiddetti data book. Puoi pubblicare il tuo paper, ma sei obbligato contemporaneamente a pubblicare i dati nel repository, così chiunque legge le tue conclusioni e c'ha tutti i dati per verificare. Questo ci dà, diciamo, un certo numero in più, però non è ancora, diciamo, la soluzione definitiva. Secondo me, e qui chiudo, dovremmo, visto che ormai è tanti anni che si parla più o meno delle stesse cose, con punti di vista simili, a volte no, a volte diversi, piccole differenze, cerchiamo di trovare una sintesi, decidiamo che cosa possiamo pubblicare, come, perché, dove, con quali caratteristiche, e iniziamo a pubblicare. Iniziamo in qualche modo, diceva Julia Richards, 2 anni fa, lui è il direttore dell'Archaeological Data Service, dobbiamo fornire il bastone e la carota. La carota può essere pubblicare i propri dati, avere visibilità, un riconoscimento, fare in modo che questi dati servano, vengano citati per la carriera del ricercatore, per la carriera di chi diventerà funzionario, per il proprio curriculum. E dall'altra parte un po' anche di bastone, che in qualche modo tutti... qui lo Stato, nel senso di tutti, si dica: pubblichiamoli questi dati, mettiamoci d'accordo. Quando avete prodotto la documentazione secondo questi crismi, si può pubblicare in maniera aperta. Tant'è vero, e qui chiudo, che il nostro laboratorio ha fatto diciamo tutta la progettazione dell'intervento presso la Sapienza di Pisa, nella quale era previsto lo scavo archeologico. È stato fatto computo metrico di questo scavo, l'ho redatto io personalmente, e nel computo metrico, quindi in quello che è andato a gara, era prescritta tutta la documentazione che doveva essere fornita, in che formati doveva essere fornita, per filo e per segno, con l'obbligo finale di pubblicazione open data. Quindi ci sono i modi, mettiamoci finalmente a un tavolo e troviamo una soluzione. Grazie per questo resoconto sul progetto MAP. Adesso abbiamo un progetto.
che per certi